Insomma, come tutte le mediazioni, poi bisogna trovare un punto che sia di equilibrio di entrambe le parti. Cosa avete ottenuto? È quello del ripristino di tutti i servizi nella condizione prima della chiusura del pronto soccorso, con l'implementazione di alcuni altri servizi come le ambulanze medicalizzate, la guardia medica a riposto e servizi accessori. Ritengo che possa essere una condizione soddisfacente che rappresenta un primo intervento rispetto alle necessità immediate. Ci siamo dati uno step, che è quello del 30 giugno, per riverificare che i servizi che abbiamo pensato di attuare sul territorio siano rispondenti alle effettive esigenze. In pratica è stato riaperto il pronto soccorso. I servizi che c'erano prima saranno ripristinati, poi la terminologia da utilizzare cambia poco, l'importante è che la gente abbia le stesse condizioni che c'erano prima. Quali sono i servizi? Tutti quelli che c'erano prima, tutti quelli che c'erano prima. Cioè, in pratica, questo fa pensare che è stato ripristinato il pronto Lì soccorso. il discorso diventa più complesso rispetto al protocollo che deve mantenere un pronto soccorso. È chiaro che nell'ospedale di Giara la chirurgia manca da 5 anni, un pronto soccorso senza chirurgia è come se non potesse assolvere alcune funzioni. Quindi le funzioni che c'erano prima saranno ripristinate nella loro interezza. Ma neanche prima arriva un codice rosso già. Stabilizzazione sì. Com'è? Stabilizzazione Stabilizzazione certo, ritornerà il personale medico che prima, cioè ecco, non abbiamo detto, ritornerà il personale medico che era stato spostato in altre sedi. Quindi il personale medico che c'era nel pronto soccorso ritornerà lì a svolgere servizio lì. Che garantirà il servizio 24 ore su 24, certo. Grazie.